Benvenuti su MVG. Oggi non sono qui per parlarvi di boy band, di emozioni, di musica, di cose che ci travolgono a noi teenager, di cose che riguardano il nostro mondo, il mio mondo, però voglio condividere con voi una cosa di cui mi sono resa conto e voglio fare questo video, voglio dedicarci questo video per darci una possibilità. Quindi spero che voi possiate ascoltarmi e aiutarci a realizzare questa cosa per noi. Viviamo in Italia e in Italia le persone non hanno gli occhi molto aperti, non ce la fanno a guardare al futuro, non ce la fanno a fidarsi di noi, a fidarsi delle persone che studiano tanto e con tutto il cuore cercano di darsi una possibilità, di mettersi alla prova, perché qui in Italia non c'è la possibilità di mettersi alla prova, è pieno di gerarchie e lo sappiamo tutti come funziona, anche perché basta parlare con una qualsiasi persona adulta e la prima vera frase che uscirà fuori è: sì, ma in Italia non c'è lavoro, ma soprattutto in Italia non c'è lavoro per i giovani. Ed è una cosa molto vera, ed è anche molto vero che ne abbiamo di persone che veramente studiano e sono motivati a realizzare quello che vogliono fare. Svegliatevi, perché qui in Italia ce l'abbiamo le menti geniali, ce abbiamo le persone che studiano, i ragazzi che davvero si impegnano e che davvero meritano, che però non hanno una possibilità. Non hanno una possibilità perché qui non c'è innovazione, non si guarda al futuro, si guarda al passato e le persone non lasciano il proprio posto perché non si fidano e non vogliono dare una possibilità alle persone più giovani. Anche l'Italia può essere un paese per i giovani e quindi spero che con la storia che vi racconterò potrò farvi capire che anche noi possiamo dare il nostro contributo per cambiare le cose. Sono andata a visitare un'azienda qui a Roma che, anche se in altri posti del mondo, ha sede a Rio, Ankara, Roma, a Dubai, che si chiama EFM. È un'azienda formata da ingegneri che si occupa di creare smart city, città e strutture intelligenti. Ecco, una cosa che mi ha affascinato, che mi ha portato a volervi raccontare di questa mia esperienza, è l'assenza di gerarchie in questa azienda. È bellissimo perché ognuno può esprimere le proprie idee, può dare il suo contributo, addirittura al posto dei muri ci sono delle lavagne giganti, cioè sono dei muri fatti apposta sui quali tu puoi scrivere con i pennarelli e poi cancellare le tue idee quando ti vengono in mente, creare delle tabelle, dei piani, delle strutture. In qualsiasi idea si collabora insieme e non esiste il più bravo, quello che ci lavora da più tempo, il più esperto. No, sono tutti ragazzi giovani. Io non ho mai sentito che in un'azienda l'età media è di 35 anni, cioè vuol dire che sono tutte persone giovanissime. Una cosa che mi ha colpito molto è che il fondatore dell'azienda, che ha 50 anni, ha nominato amministratore delegato un ragazzo che ne ha 35. Cioè, lui ha lasciato il posto a una persona più giovane di lui, che si occupa dell'azienda, che ha visto lui il potenziale per poter portare avanti questa azienda e lui gli ha lasciato il posto, lui gli ha dato l'opportunità di mettere in pratica le sue capacità e le sue potenzialità. E ho visto un'atmosfera tranquilla, un'atmosfera familiare, e mi ha affascinato molto. Qui ci sono tutte le foto delle persone che sono in questa stanza. Poi qui c'è anche una foto di una ragazza che si è sposata e lavora qui dentro. Qui c'è un fiocco rosa, perché qua è praticamente una famiglia e quindi quando nasce il figlio di qualcuno appendono il fiocco rosa o blu. Non so se voi conoscete Bansky, ma è un artista di street art che crea delle cose davvero geniali, io lo adoro. Ecco, per un mese ogni notte con i stencil attaccavano sul muro delle opere di Bansky e quindi per tutta l'azienda ci sono dei Bansky sul muro e ci sono delle cose geniali che hanno troppo colpito la mia attenzione. Ad esempio c'è Diversocchio è praticamente il segno del diverso in matematica e con due occhi, cioè impara a guardare le cose in modo differente. Lui è Diversocchio, in pratica questo in matematica è il segno del diverso, no? E questi sono, insomma, degli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi, insomma, impara a guardare in modo differente, no? Senza gerarchie ognuno ha la possibilità di mettere insieme le idee e di creare qualcosa. Cioè, per la prima volta avere l'opportunità di dire la tua.
Poi tipo qui sono stati messi appunto questi sticker in cui ognuno passando poteva inserire una frase. Qui c'è scritto: un'idea che non sia pericolosa non è degna nemmeno di essere chiamata idea. Vi faccio un esempio che molto probabilmente capirete. Quante volte vi va di affrontare dei temi, di aprirvi e di stare tranquilli in classe, magari di parlare di qualcosa che vi interessa, insomma di riuscire anche ad apprendere la materia in modo tranquillo, in modo da poter farvela piacere? E poi trovate quel professore che no, lui l'unica cosa che vuole è il voto, e l'unica cosa che vuole è che voi apprendiate nel modo in cui lui vuole che voi apprendiate quella cosa e non c'è possibilità di dire la vostra. E poi magari arriva quel professore che invece è più disposto ad ascoltarvi e vi mette a vostro agio, e allora è quasi un piacere studiare la sua materia, è quasi un piacere frequentare le sue lezioni e avere la possibilità di mettervi alla prova, no? Di dire la vostra e di esporvi per sentire il suo parere, insomma, per dialogare. Si cerca di essere creativi, di fare cose innovative, per cercare di creare idee, per cercare di andare oltre quello che è prestabilito. Quanto è bello essere motivati in quello che si fa. Quanto è bello fare una cosa con la voglia di farlo. Lo so, è davvero una cosa pesante, è un lavoro, è stressante, però mi piace, quando lo faccio, pure se sono stanchissimo, mi va di farlo. E in questa azienda il risultato è quello che conta. Allora, questo è bellissimo. Allora, intanto questo si legge così, in diagonale, e poi le lettere in verde sono un anagramma e c'è scritto: il risultato è il nostro obbligo. Il duro lavoro è il risultato, il saper mettersi alla prova senza uno schema preciso di regole, cercare di andare oltre le regole e di saper mettersi in gioco. È stata riconosciuta da Confindustria come l'azienda più innovativa d'Italia e adesso sta partecipando agli European Business Awards, un importantissimo evento che potrebbe dargli la possibilità di parlare e di far aprire gli occhi a molte altre persone che qui in Italia dovrebbero aprirli. E per questo io vi chiedo di votare come ho fatto io per questa azienda. Ed è veramente molto semplice. Io vi lascio qui sotto il link nella descrizione del video. Basta cliccarlo, dovete inserire la vostra mail, cliccare vota. Dopodiché non è finita la votazione, è un po' complicato, ma dovete capire perché questo è un premio veramente molto importante. Quindi la votazione è molto seria. Quindi cliccate il link, premete vota, inserite la vostra mail e riceverete una mail di risposta. Attenzione che molte volte la mail di risposta vi arriva nella cartella dello spam, e ricliccate il link e la votazione sarà completa. Io ho votato e spero che possiate farlo anche voi, perché nel mio piccolo, avendo voi che mi guardate, mi rendo conto di avere una possibilità di dare una mano, e dato che ci tengo molto, perché ci tengo a questo paese, perché ci sono nata e sinceramente a me piace, nonostante tutto a me piace. E quindi, non lo so, vorrei avere una possibilità e vorrei smettere di far volare via tutte le persone che abbiamo qui, tutte le persone giovani che davvero studiano, che davvero lavorano sodo per ottenere quello che vogliono, che non hanno però la possibilità di mettersi alla prova. E quindi vi ringrazio per aver guardato questo video e spero che vi sia piaciuto. E da MBG è tutto, vi mando un bacio grande, diamoci una possibilità, goodbye!